Devo dire che adesso sto non completando, ma quasi un secondo libro in cui secondo me il neurocapitalismo è in una fase di difficoltà, se non addirittura di disfatta. Perché? Perché lo vediamo dal contesto. Il sud del mondo si sta più o meno ribellando, dal Sud America, passando dall'Africa, Nord Africa, ma anche Centro Africa fino all'Asia, sono rivolte un po' dappertutto rispetto al capitalismo biocognitivo, al neoliberalismo. E il Nord si sta ribellando in una maniera un po' diversa, purtroppo meno positiva ai miei occhi, a parte la Francia, dove c'è questo movimento dei Gilets Jaunes che è veramente molto interessante. Negli altri paesi, purtroppo, questa ribellione viene captata dai movimenti che sono, a mio parere, io li chiamo fascismo 2.0, ma insomma socio-populisti. E quindi questo vuol dire in qualche maniera che questa volontà di controllare del neurocapitalismo, quindi di controllarci attraverso questi dispositivi, attraverso queste mega macchine, non sta poi così tanto funzionando. Perché la gente non è contenta. Ecco. Allora c'è un amico che ha scritto un libro e dice: in realtà il capitalismo è una macchina da guerra. E il controllo della società non lo si fa attraverso solo i dispositivi o solo le macchine tecniche. E sotto questo punto di vista devo dire che chi si illude di cambiare la società attraverso i Bitcoin o attraverso il movimento Anonymous non è sufficiente. Bisogna costruire un'altra macchina che sociale, sociale politica, che si in qualche maniera si frappone, si oppone. Per questo che secondo me andrebbe rivalutata una parola che abbiamo un po' dimenticato e che si chiama rivoluzione. Mentre parlavi mi è venuto in mente un aspetto che è un aspetto fondamentale nella costruzione di società, che è la fiducia. Senza fiducia è impossibile costruire società. E quello che accade in questa condizione di capitalismo delle mega macchine è che le mega macchine stanno producendo erosione di fiducia. Tutto questo fa chiaramente molto male alla democrazia, ma forse anche al capitalismo fa male, cioè fa male alla democrazia e fa male all'idea di società che avevamo in mente, però fa male, secondo me, anche al capitalismo nella misura in cui la riduzione, la mancanza di fiducia sociale produce conflitto e il conflitto non fa bene al capitalismo, cioè le relazioni sociali e le forme di potere, ma anche di governo proprio, che presuppongono la fiducia dei cittadini, anche una fiducia indiretta, anche non attiva, siano messe in discussione dalla comunicazione nelle piattaforme. In che direzione vada tutto questo, chiaramente. Su questo sono d'accordo, però con una piccola variazione. Noi stiamo riscontrando una carenza di fiducia nei confronti del prossimo, mentre non abbiamo problemi a riporla tutta questa fiducia nelle piattaforme. Cioè, conoscono le preferenze sessuali, conoscono i gusti, gli orientamenti religiosi, conoscono i gusti commerciali. E qua che c'è il serpente che si morde la coda del capitalismo che si auto sostiene. Poi nell'interesse di chi è un'altra domanda che, insomma, la risposta è facile da geolocalizzare quantomeno. Insomma, i poteri forti adesso sono concentrati in quel tratto di California, della Silicon Valley. Stanno cercando di appropriarsi, insomma, nel vero senso della parola, della mente, delle persone e del mondo. Più che la fiducia nei confronti delle piattaforme è che è impossibile controllarla. Cioè, non è tanto che ci fidiamo, è che non siamo in grado Di di autocontrollarci, forse. autocontrollarci, ma anche di controllare il modo in cui i nostri dati vengono gestiti. Questo sicuramente non siamo in grado di farlo. Cioè, come fa a intervenire su questo? Deve intervenire politicamente. Io, se penso alla rivoluzione, penso anche a una questione di temperatura. La rivoluzione è fredda, nel senso che è scomoda, mentre la vita che stiamo facendo oggi, o comunque la vita delle piattaforme, del benessere, è una vita calda, cioè una vita comoda. Quindi una rivoluzione oggi presuppone
una scomodità. Entrare nella rivoluzione vuol dire veramente abbandonare tanta comodità, anche quella degli strumenti che ci supportano nel facilitare i contatti e la comunicazione, seppur poi terzializzata. No. Io non sono tanto d'accordo sul fatto, sì, la nostra è una vita comoda, ma non può durare. Esatto. Quindi di fatto chi si oppone non è Lenin, è la biosfera, quindi certo. E la biosfera è più potente di Lenin forse. Io credo che la rivoluzione è scomoda, però è, a mio parere, inevitabile. Direi che le alternative che appaiono oggi è o rivoluzione, ma rivoluzione intendo dire quindi costruire un altro sistema mondo, che non è una cosa evidente, io non so darvi le indicazioni, però o è quello o è fascismo, insomma, o è Trump o è la guerra, perché poi in realtà il capitalismo non è contento, non è contento, quindi questo quello che dicevi tu. Non lo so se il capitalismo è contento o non è contento, perché il capitalismo si è sempre accomodato benissimo della guerra. Quando dico la biosfera, ho detto la biosfera, però ho detto probabilmente una stupidaggine, probabilmente può succedere molto prima della biosfera, perché in realtà noi siamo sull'orlo del baratro, noi stiamo vivendo un mondo a interessi negativi, cosa che non è mai successa nella storia umana. E quindi in realtà, sempre per dire dove stiamo andando, in realtà le medicine che sono state usate per cercare di bloccare la crisi finanziaria, la crisi del capitalismo nel 2008, sono state utilizzate. Il vaccino non funziona più. E basta niente, perché basta che ci sia un altro crash finanziario. La finanza è il problema. È il collasso ecologico e il mondo che tiene sugli interessi negativi, quindi non ci sono più armi se c'è un altro crash finanziario, queste due cose, dopodiché le nostre comodità sono finite. Esatto. Per esempio la storia che voi dite, i dati. Allora, i dati che recuperano da noi. Prima di tutto, se uno avesse voglia, si legge Il capitalismo della sorveglianza della Zuboff, che lei non è rivoluzionaria, lei è capitalista, però insomma spiega come in realtà c'è stato proprio un déclic, un momento in cui Google, perché è stato Google per primo, ha scoperto questa cosa del surplus comportamentale, cioè si facevano i soldi conoscendo quello che pensiamo, quello che i nostri comportamenti, quello che siamo sotto tutti i punti di vista. E infatti molti adesso fanno il paragone fra, dicono, ah, il petrolio del XXI secolo non è più quello che si estrae dai pozzi, ma siamo noi, cioè sono i dati che noi diamo sulla rete. Quindi le mega macchine vivono su questo surplus comportamentale. E quindi è chiaro che questo è un modo di modellarsi. In realtà è la macchina politica che decide, non è il dispositivo tecnico, anche se è una mega macchina, è la macchina politica. Quindi io non vorrei dire che i social network sono una cosa negativa in assoluto. È negativa perché è gestita da Facebook, che ci fa i soldi succhiandoci il petrolio che ci abbiamo dentro, ma è la macchina politica che c'è dietro, che cambia il dato di fondo rispetto a come veniamo cambiati. La tecnologia sempre ci cambia, però. E la tecnologia di internet può essere usata dalle primavere arabe, per esempio, oppure dalle grandi aziende che fanno marketing per, no? Il vecchio discorso che alla fine la tecnologia è lo strumento, quindi dipende come lo usi. Ecco, secondo me, non vedo neanche molto verosimile che esista una macchina politica che sia installata in questo tipo di tecnologia. Anche solo quando parliamo di piattaforme sociali, noi tendiamo a immaginare quello che siamo abituati a vedere, a vivere. Noi immaginiamo una piattaforma sociale, immaginiamo Facebook per come è adesso.
Ma niente ci dice che non possa esistere una configurazione tecnologica, una piattaforma sociale fatta in maniera diversa, tale per cui la voce degli ultimi valga esattamente quanto la voce dei primi. A me pare che nella comunicazione digitale, tutta questa faccenda del, non soltanto delle piattaforme, ma tutta la gestione dei dati, penso che siano intrinsecamente dei dispositivi di controllo, nel senso che non è mai la libertà, è sempre il controllo ad usi diversi. Ma io non fatico a immaginarmi un momento in cui, ad esempio, le stesse informazioni che facciamo circolare non soltanto sulle piattaforme sociali, ma anche quando, non so, acquistiamo un servizio, qualsiasi cosa facciamo, io non mi stupirei che a un certo punto le informazioni che arrivano dai comportamenti quotidiani potessero essere usate, per esempio, per stabilire se un certo tipo di profilo di popolazione ha accesso o no alla sanità, per esempio, a un certo tipo di istruzione. Cioè, il modo in cui le informazioni del consumo digitale, della vita quotidiana che noi lasciamo filtrare attraverso questi dispositivi, eccetera, sono progettate per il controllo. E questa questione cambia completamente il quadro. E al di là del fatto specifico è che questa possibilità come insieme genera dei dispositivi di controllo che qualcuno, che qualcosa, non necessariamente qualcuno, ma che qualcosa usa. Può essere un'istituzione politica, può essere il sistema pensionistico, può essere il sistema sanitario, però alla fine il punto è il governo. Una questione di controllo, ma è una questione proprio di funzionamento del capitalismo, di accumulazione, insomma. Cioè, all'inizio Google utilizza le informazioni che riesce a recuperare dai suoi utenti esclusivamente per migliorare la risposta della ricerca agli utenti. Non va tanto bene finanziariamente fino a che, tac, capisci? Ah, ma questa cosa al posto di migliorare il funzionamento della risposta che do agli utenti la posso vendere agli inserzionisti. E lì nasce il target. Nasce il target ed è su questo limite qua che secondo me si gioca l'utilizzabilità, il futuro. Quindi vado giù duro come prima, abbiamo messo lì la rivoluzione, adesso direi che queste piattaforme sono troppo potenti ormai, non c'è più nessuna possibilità, hanno centinaia di fattorie digitali, l'unica possibilità che abbiamo, questa è l'altra parola che metto sul piatto, è di espropriarle e cambiare le regole ovviamente, non c'è altre possibilità attuali, non è che possiamo costruire dal basso e senza i capitali quello che loro sono riusciti a accumulare fino ad oggi, sono troppo potenti. Quella, ci ricolleghiamo al discorso che faceva prima, cioè nel momento in cui ci hanno fatto credere che stanno effettivamente migliorando la nostra vita, cioè è difficile andare contro questo sistema, perché noi ci sta bene. Però quando tu dici espropriare, cosa vuol dire? Cioè, espropriare non è una questione semplice, voglio dire. Neanche la rivoluzione. No, ma espropriare, io non riesco neanche a immaginarmi l'azione dell'esproprio come soggetto, diciamo, politico. Io non riesco neanche a immaginarmelo. Non... Che cosa significa in questo caso? Che cos'è un esproprio? Non penso che possa essere una cosa che adesso è un'azione da realizzare, no, a parte. Che simbolico, capisci però che è simbolico significa? Del fatto che in ogni caso, io ripeto quello che ho detto prima, è che secondo me siamo in una situazione per cui ci troveremo presto davanti a un bivio, ma presto perché può essere anche per ragioni della finanza che ci fa un altro crack, davanti a un bivio se fascismo o rivoluzione globale. Dentro questa realtà di rivoluzione globale l'esproprio di Facebook prende un significato, insomma, per dire, no? L'esproprio in realtà vuol dire utilizzare una parte di quella potenza, di quelle funzionalità, poi magari non ne abbiamo neanche bisogno così come adesso, ma senza le regole e gli obiettivi capitalistici che ci sono oggi, penso che sia quello, insomma, di avere un social network che funzioni come social network per contatti fra le persone, non per estrazione di surplus comportamentale, per vendita e per controllo. Quindi come ne usciamo, scusa? Rivoluzione o espropriazione? I dispositivi sono dispositivi, ne usciamo
Ne usciamo, non so come ne usciamo, mi fai la domanda come ne usciamo. Di valorizzare, come dire, la vita nella sua dimensione più, non so neanche come finirla. No, io te l'ho detto prima, come secondo me, come ne usciamo, dobbiamo prepararci alla rivoluzione globale in quanto umani. Umani con dei dispositivi attorno, io non ho detto che i dispositivi vadano, non sono un luddista, non ho detto che i dispositivi vadano demonizzati, distrutti, per certo le cose vanno considerate, credo che i consumi energetici delle macchine tipo Google e Facebook siano enormi, quindi anche quello andrà valutato politicamente, cosa bisogna mantenere o cosa non bisogna mantenere. Penso che siano ormai alcuni decenni che ci sono tantissime esperienze autonome in tutti i settori, in tutti i termini, però a mio parere senza una macchina che sia una reale macchina della rivoluzione che si oppone al capitalismo, tutto questo resta impotente, no? Come sono restate impotenti le grandi ondate di movimento da Seattle a Occupy, non siamo mai riusciti in realtà a prendere l'iniziativa. Questi esperimenti sono interessanti, che sono esperimenti di costruzione del comune, come è stato il free software, e restano dei modelli di costruire un qualcosa di alternativo, però non, secondo me non sfuggiremo al fatto che per costruire qualcosa di alternativo bisogna battere il capitalismo. Io adesso semplifico all'estremo, ma quello che ci frappone al potere sono quattro cordoni di CRS. Cioè, a un certo punto il capitalismo è bello, è gentile, Facebook è Facebook, però quando arrivi alla regola finale ti mette davanti l'esercito o ti mette davanti la forza bruta. E questo è così che funziona, ragazzi. Quindi quello che il nemico c'è, non è che non c'è, non è che a me piace andare a cercare il nemico, però il nemico c'è. Più che altro forse non è chiaro come prerogativa di ogni rivoluzione il rapporto di forze tra oppressori e oppressi. Non sfavorevoli. non riconosciamo i nostri oppressori. Però il nemico è la finanza. Ah sì, ci esproprio, ci mette valore nella nostra vita. È la finanza, il potere, penso che ormai sia evidente. Io non sono un economista, però insomma, qualche principio. Quando c'è stata la crisi del 2008, il capitale, la finanza ha deciso di risolverla introducendo liquidità. Cosa vuol dire introducendo liquidità? Scrivendo di miliardi, cioè che vengono immessi nel circuito. Il problema, come diceva il mio amico Christian Marazzi, che questi miliardi non sono sgocciolati verso il basso, perché questo è il funzionamento odierno del capitalismo biocognitivo. Quindi sono rimasti nella sfera della finanza e sono talmente tanti che non rendono più niente, cioè interessi negativi. Questo è il punto, questo dimostra, è la dimostrazione che i soldi non sono arrivati in basso e che hanno spinto questo meccanismo anche per la forza della crisi, in questa maniera qua, per questo siamo sull'orlo del baratro, insomma. Poi io dico, forse la stessa cosa, il crash che prima è venuto fuori, se vi ricordate, sulla storia dei prestiti immobiliari americani, no? Se non mi sbaglio, no? Sì. Adesso può venire fuori per delle ragioni legate all'ecologia, cioè al collasso ecologico, ma poi poco importa cos'è che innesca il crack. Non so, no? Adesso per esempio anche un fenomeno come il coronavirus, no? che è un fenomeno di natura sanitaria che molto probabilmente sarà arginato, sarà controllato. Ma comunque delle ripercussioni a livello economico, non parlo dei ristorantini di Milano, della borsa di, cioè comunque le borse asiatiche sono andate per giù, ma tutte le borse mondiali, e il petrolio ha tutto giù anche, no? Perché la Cina è primo consumatore di petrolio. Poi piccoli eventi, per esempio, per capire che questo equilibrio non è così stabile, come c'è altamente instabile, ma loro non dicono neanche che è stabile. Avete sentito qualcuno che dice che tutto è stabile? Neanche i capitalisti lo dicono. Non lo dicono perché non ci conviene farcelo credere. E noi oggi siamo nella una fase che potremmo dire almeno noi, general intellect, no? Cioè si vede, la gente ha l'istruzione, ha i dispositivi tecnologici, eccetera, però tu vedi
che a nord è un'ondata fascista. Il fascismo che sta arrivando è in qualche maniera il fallimento di questo modo soft di controllare le cose, che è il neocapitalismo e così. Questa è la cosa che mi fa pensare alla disfatta del neurocapitalismo. Io ho scritto neurocapitalismo, penso che il neurocapitalismo rischia, cioè non sta arrivando. Ecco, quindi il discorso sulla maturità non è un discorso culturale di formazione del coso, ma è un discorso di come riesci a costruire una produzione del comune, come produrre qualcosa in comune. E che poi è quello che esiste, non è una roba che è astratta, esiste. Quindi, visto che è immerso nel sistema attuale, poi certe volte viene cooptato, certe volte ha comunque, deve interfacciarsi col sistema attuale, quindi in qualche maniera ibridarsi. E quindi la domanda resta, per me resta abbastanza intera, se non nel fatto di arrivare a avere un immaginario, una capacità in cui senti che c'è un movimento, una tensione tale per cui se non riesci a costruire questo comune vai verso la catastrofe.